Un pareggio che non serve granché né al Paterno né al Nereto, ma sotto un autentico diluvio e con il vento che in più di una occasione ha falsato le traiettorie del pallone, il solo fatto che siano state messe a segno quattro reti può essere motivo di soddisfazione. Non è stata una partita tecnicamente eccellente, perché sia i padroni di casa che gli ospiti in troppe circostanze hanno preferito il classico palla lunga e pedalare all'azione manovrata. Da parte nerazzurra, a parziale giustificazione, il lungo elenco di assenti a vario titolo, a cominciare dagli squalificati Mauti e Di Stefano, e poi i numerosi infortunati che mister Torti ha portato in panchina, forse solo per fare numero, e ci riferiamo a Di Virgilio e Albertazzi in particolare. Quattro reti, quindi, nella prima l'ha messa a segno il Paterno dopo soli tre minuti sugli sviluppi del primo calcio d'angolo. Sulla palla che ballonzola in aria, il più lesto di tutti è Moro, che da due passi insacca alle spalle di Di Giuseppe, beffando i tanti difensori che si trova intorno. Passano nove minuti e Di Girolamo rischia grosso quando è costretto a usare la punta della scarpa per allontanare un pallone che staziona pericolosamente davanti alla sua porta, dove è in agguato c'è Antonacci. Un minuto ancora e questa volta Di Girolamo deve fare gli straordinari su un calcio di punizione di Chiacchiarelli che indirizza basso sul primo palo. E passiamo alla mezz'ora quando l'ex della Penna prende palla a metà campo, avanza e tira alto da una ventina di metri. Il Nereto continua a spingere e al 33esimo agguanta il pari. Chiacchiarelli va a battere un calcio di punizione da posizione molto defilata. Di Girolamo respinge malissimo e per Zeetti è un giochino da ragazzi infilare la porta da meno di 3 metri. Si sveglia il Paterno e al 40esimo c'è un cross dalla faccia per la testa di Moro che prova l'inzuccata da buona posizione ma colpisce male e mette a lato. Occasionissima anche per gli ospiti in chiusura di tempo, la palla buona capita ad Andrea, ma a due passi dalla porta colpisce male anche lui e al riposo si va sul risultato di 1-1. Si ricomincia dopo l'intervallo e al terzo minuto Della Penna ci prova dai 25 metri ma manda sul fondo. Poi quando la gara sta attraversando una fase di stanca ecco improvviso il nuovo vantaggio del Paterno che sfrutta al meglio con Stornelli un pallone che ballonzola nei pressi dell'area rosso-blu. La mezza rovesciata del numero 32 inganna nettamente Di Giuseppe, con la sfera che picchia sotto la traversa e termina in fondo al sacco. Il Nereto non reagisce come dovrebbe e al 24esimo Mercogliano crossa dalla destra per Moro, che salta ma non ci arriva. Altro intervento sui generis da parte di Di Girolamo e per poco il Nereto non ne approfitta. 35esimo cross del nuovo entrato Paolo Cancelli e girata fuori misura di Stornelli da ottima posizione. E infine al minuto 43 il calcio di rigore che fissa il risultato. Il Nereto è tutto in avanti alla ricerca del pari e Della Penna calcia forte in diagonale. Sulla traiettoria c'è Mercogliano che cerca di deviare il tiro ma tocca con un braccio e per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Inutili le rimostranze dei marsicani che perdono anche Mercogliano, al quale il direttore di gara mostra impietosamente il cartellino rosso. Sul dischetto va l'esperto Chiacchiarelli che non sbaglia, palla da una parte e portiere dall'altra. Paterno Nereto è tutta qui.